Quindi, che succede oggi? Oggi abbiamo il bunker bello libero perché fra pochi minuti sarà totalmente pieno di roba. Allora, avete visto Dumpster Diving, questo filmato di Dumpster Diving, e abbiamo un po' di roba, ma quello che mi interessa di più è questo server della Fujitsu. Non ho mai visto un server della Fujitsu, è la prima volta che vedo un server così. Il problema è che, come si può vedere, è leggermente sporchissimo, quindi prima ora di andare a vedere nel dettaglio cosa c'è in questo server, che tipo di CPU, che tipo di server è, se può avere un utilizzo oppure no, magari posso prendere la memoria e metterla sugli altri server che ho, sicuramente prima gli devo dare una bella pulita. C'è una cosa molto interessante che vedo qui, che è il controller SAS, che mi sembra molto bello, questo controller SAS. Poi però, a parte questi alimentatori micidiali da 700 watt, due, è ridondante, ce ne sono due. Qua giù non c'è praticamente altro perché hanno tolto gli hard disk, hanno sfilato direttamente i cassetti e hanno lasciato soltanto quelli finti, non mi ricordo come si chiamano, comunque sono tappi e basta, questi non sono adatti per mettere un hard disk. Si può anche provare, tanto comunque per provarlo si butta un hard disk dentro così, e quello non è un problema. Ad ogni modo, prima va sicuramente pulito. Comunque qui c'è anche quest'altro Primergy Econel 100 della Fujitsu Siemens, è un Pentium D. Io sono curioso, siccome questo è completo, voglio provare a collegarlo qui e lo provo ad accendere, vediamo se c'è qualcosa di buono da recuperare o se si può usare anche. Allora, l'ho collegato qui, che vedete ci sono questi cavi che io ho messo già in modo che posso collegare dei computer al volo, con lo switch video qui della D-Link, che è collegato con questo monitor, tastiera e mouse. Quindi accendiamo. Partito. Si è spento. Quindi proviamo ad accenderlo. Dovrebbe essere, eccolo qua, Fujitsu Siemens Serie Lata Ride Setup. Ancora niente, ecco. E questo è il caricamento di qualche sistema operativo. A vederlo così sembrerebbe Windows 2000. Windows Server 2003. Sicuramente ci sarà la password. Eccoci. Ctrl Alt Cance per iniziare. Ora devo passare la telecamera per forza per premere Ctrl Alt Cance. E lo volevi, eccola, eccolo qua. Allora, ho provato col solito metodo per craccare la password, ma non ci sono riuscito perché il server si collega ad un dominio quando fai il login, quindi non c'è versi di togliergli la password con questo sistema che ho utilizzato anche in altri video che vi linko qui nella descrizione. Ad ogni modo, ta-ta! Come vedete l'ho smontato, ho preso gli hard disk che erano in RAID 1, quindi sono due hard disk che contengono praticamente la stessa roba, e ne ho collegato uno con questo computer. E da qui, siccome i dischi non sono criptati, ecco qua che si può vedere tranquillamente tutto quello che c'è dentro senza andarsi tanto a sbattere le scatole per craccare la password. Comunque tutta roba che non serve assolutamente a niente, era soltanto così per la soddisfazione di farlo. Questo invece è interessante vedere come la ventola del PSU raffreddi anche la CPU. Quindi c'è soltanto una ventolina collegata qui che raffredda tutto, raffredda sia la CPU che questo power supply, che madonna come di uno sporco micidiale,
Già che c'ero, gli ho inculato anche i banchi di memoria, li ho utilizzati su altri computer. E secondo me questo Primergy Econel 100 lo posso archiviare così com'è, tanto non credo che mi servirà. E ora, anzi, ora io passerei a pulire il server che abbiamo visto prima, quello invece sì che è interessante. Allora, mentre pulisco il server, che è una cosa che non vi consiglio proprio, vi do qualche informazione. Questo è un server del 2008, però qualcosina da dire ce l'ha ancora. Infatti monta CPU Intel Xeon X5460 da 3,16 GHz oppure E5420 da 2,5 GHz, entrambi quad core, ma anche le E5405 da 2 GHz che però proprio non vi consiglio. Pensate che una CPU E5420 del 2,5 GHz costa soltanto 12 euro. Su questo server se ne possono montare due, quindi per un totale di 8 core, e non è assolutamente male. La memoria può arrivare fino a 48 GB, si tratta di PC2-5003, che non è il massimo come velocità, però è una memoria sulla quale si può fare affidamento, perché in questo server si può configurare come ridondante. Ovvero, invece di sfruttare i 48 GB tutti interi, se ne possono sfruttare 24 e gli altri 24 possono essere la copia esatta, come fare un RAID 1 sugli hard disk. I dischi sono dischi SAS, si possono mettere anche dischi SATA. Sembrerebbe che il controller non gestisca più di 300 GB ogni disco, quindi non è molto, però in SAS. Non so assolutamente con i dischi SATA come si comporta. Comunque è capace di fare fino al RAID 6. Comunque, insomma, è sempre un server che costa sui 100 euro, configurato con due CPU Xeon E5420 e 8 GB di RAM. Gli alimentatori sono due, sono ridondanti, sono da 700 watt e se uno dei due si rompe, l'altro sopperisce istantaneamente alla mancanza di energia. La scheda video fa abbastanza schifo perché è una Matrox G200, però ci sono tanti slot PCI nei quali si può installare praticamente qualsiasi cosa e quindi anche una schedina video per avere delle prestazioni sicuramente superiori. E ora che ho pulito tutto il server, gli possiamo dare un'occhiata più da vicino. Intanto, per iniziare, non ci sono gli hard disk perché me l'hanno portato l'azienda che se ne è disfatta, aveva dei dati molto sensibili negli hard disk, quindi li ha crashati, li ha proprio distrutti. E per l'appunto non ci sono neanche i caddy dove installare gli hard disk e infilarli dentro. Però probabilmente ho qualcosa che può andare bene lo stesso, ovvero questo qui, che ha dei caddy, però questi qui mi sembrava che andassero ugualmente bene. Questi sono, non sono neanche dischi SCSI, oltretutto questi sono dischi SATA. Ah, quindi se è un disco SATA ci dovrebbe andare. Vediamo subito se ci va bene fino in fondo. Sì, ci va perfetto. Risolto il problema dei caddy. A questo punto lo apro e vediamolo dentro. Quindi intanto così ancora non abbiamo aperto niente, perché è tutto comunque chiuso da queste plastiche trasparenti che servono per dirigere i getti di aria sopra le parti da raffreddare. Difatti qui ci sono due processori, ce n'è uno solo installato ma ce ne vanno due, e questi tre scompartimenti con queste tre ventole vanno a raffreddare tutta questa parte delle memorie e delle CPU, mentre soltanto questa ventolina qua va a raffreddare la parte dove ci sono le schede, dove c'è il controller. Questo lato qui invece non si può proprio aprire, questo è proprio chiuso così. Quindi intanto apro questo, che viene via tranquillamente così, e qui abbiamo le due CPU, questa non è installata. Per le espansioni qua giù si possono installare 7 schede, però sono tutte con aspetto ribassato, quindi ci vogliono le schede apposta per installarle qui, mentre questa qua giù è il modulo della memoria, il modulo della RAM, che contiene le varie DIM della RAM. Questi sono 8 GB, sono tutti moduli 2R8 PC2-5003, e su eBay ne ho trovato uno a 50 euro pieno con 24 GB uguale a questo. Probabilmente lo comprerò solo per lo sfizio così di installarne due, perché qui ce n'è uno solo. Questo server ha la possibilità di utilizzare questi due banchi di memoria in ridondanza.
ovvero utilizza soltanto un banco di memoria. Se c'è qualche errore su questo banco, lo rimappa sul banco accanto. Praticamente è una specie di RAID 1. Poi ci sono due alimentatori, anche l'alimentazione è ridondante. Questi sono alimentatori da 700 watt, quindi hanno 58 ampere massimi sui 12 volts, 3 ampere sui 5 volts, e sono gestiti da un circuito che è qua sotto. Queste sono le ventoline che si tolgono così e hanno i contatti qua giù in fondo a pressione sul circuito stampato. Queste ventole si possono anche togliere tutte tirando via questo, e questo se ne viene su così, e rimangono tutti i contatti qua giù sulla piastra base. Ci sono dei LED che segnalano anche il funzionamento delle varie ventoline, e si accendono queste freccine che sono qui sopra quando il LED praticamente le illumina. Poi qua giù sotto ci sono i connettori. Questo qui è del CD-ROM, è un SATA normale, e c'è un altro SATA ancora qua giù che si può sfruttare volendo per installare un hard disk normale qua dentro. Si può fare il boot ovviamente dall'USB, e credo che questa sia un USB 2. E poi qua giù dentro abbiamo il dischetto, addirittura su questo server qui è ancora presente il floppy disk, oltre al lettore DVD-ROM. Allora, io non sono assolutamente un esperto di questa roba, me ne hanno portati diversi e ci ho familiarizzato, e devo dire che mi ci diverto anche parecchio. A questo punto, siccome non so assolutamente se funziona, lo porto nel mio studio e vedo di installarci un sistema operativo per vedere se almeno o come minimo se si accende. E quindi eccoci qui dove lavoro. Questo è il mio data center, un data center che mi sono costruito con il materiale proveniente da tutti i filmati del dumpster diving che ci sono su questo canale, e vi linko la playlist qui sotto nella descrizione del video. La prima cosa che ho fatto, vedete, ho installato gli hard disk. Ho dovuto fare delle modifiche ai caddy perché non si incastravano bene, ma niente di speciale. Quindi ho acceso il server e all'inizio non ha voluto funzionare subito. Qui sono entrato dentro il BIOS per cercare qualche settaggio, però non ne voleva proprio sapere di accendersi. Infatti i moduli di memoria non venivano configurati, anzi venivano proprio disabilitati, e non c'era proprio memoria disponibile per il server. L'ho aperto e infatti vedete che tutti i moduli di memoria hanno il LED rosso acceso, il che significa che non funzionano, c'è qualcosa che non quadra. Però è strano perché mi avevano detto che funzionava il server, quindi sono entrato nel menu del BIOS ancora, ho armeggiato un po' di settaggi e alla fine sono riuscito a configurare le memorie, che in effetti funzionano, non hanno assolutamente niente di sbagliato. L'unico problema è che non sono memorie marcate Fujitsu. Quindi a questo punto ho preparato i dischi e ho fatto un RAID 5. Non sono andato sul RAID 6 perché ci sono soltanto 6 dischi, quindi con RAID 6 ne avrei persi 2. Ho preferito andare sul RAID 5 e perderne uno solo e sommare la capacità degli altri 5 dischi. Dunque ho lanciato la preparazione del RAID, che vedete ci ha messo un po' di tempo, circa una mezz'ora, e poi mi sono messo a configurare Windows 7 64 bit, che devo dire ha funzionato istantaneamente. L'unico driver che ho dovuto installare è quello della scheda video Matrox G200 Server Edition, che veramente non è niente di speciale. Siamo ancora qui nel data center e ho installato questo server qua, è l'unico punto in cui mi avanza dello spazio, e ho anche verniciato i CAD degli hard disk di grigio perché mi sembrano molto più bellini così, anche se insomma l'aspetto estetico è molto secondario. Questo server qua insomma c'ha tanto spazio sprecato perché tutta questa parte è vuota. Volendo si potrebbe mettere un hard disk per fare il boot, dato che dentro ha un connettore SATA libero, in modo da utilizzare gli hard disk per altre cose, insomma per i dati, con un RAID 6 magari. Allora, non so se mi vedete, io sono qua giù in fondo e vi faccio vedere lo schermo direttamente del computer. Questo qui, ora andiamo a vedere con lo specci e vediamo tutte le funzioni, tutte le configurazioni del computer. Vedete che ho installato Windows 7 Ultimate 64 bit, che è quello che utilizzo sempre io perché è il sistema che conosco di più. Windows 10 per ora non mi soddisfa un granché per il lavoro che faccio, mentre il 7 Ultimate mi sembra non mi ha mai dato problemi. Quindi vedete che la CPU è un Intel Xeon E5420 a 2,5 GHz. Ci sono 8 GB installati. Motherboard Fujitsu Siemens D2519, una CPU infatti.
La grafica è veramente una roba da schifo, perché è una Matrox G200E e questo è l'unico driver che ho dovuto installare. E infatti, se andiamo a vedere sul Control Panel System Device Manager, questo è quello che quando installate Windows 7 su questo computer qui trova automaticamente tutti i driver di quello che c'è dentro, addirittura il controller SCSI, anzi il controller RAID SAS, abbiate pazienza, ho sbagliato, LSI Mega RAID, non ci sono problemi, c'è il driver proprio della Microsoft e funziona, che è uno splendore. E l'unica cosa appunto che ho dovuto installare è Matrox G200, e questo l'ho scaricato il driver dal sito della Matrox senza problemi. Allora vado a lanciare il server del 3D Studio Max, eccolo qui, che ora si dovrebbe connettere con il computer centrale che è dalla parte di là e riceve già il job, eccolo qua giù, sta ricevendo un'animazione da renderizzare. Adesso lancio il 3D Studio Max, vediamo quanto ci mette, tempo reale, non levo niente. Dovrebbe partire, ora tra pochino si sta accendendo, vedo 3D Studio Max, c'è l'icona in fondo qua giù, sta per aprire la finestra del 3D Studio Max, vediamo, eccolo qua, partito, dunque un attimo che tolgo di mezzo questo qui e vediamo ora quanto tempo ci mette a fare il rendering. Ora e ovviamente ci sono soltanto 4 core e 8 giga di memoria e a 2 giga e mezzo, comunque mi sei alla faccia, hai voglia te se funziona alla grande. Niente, va bene, posso lasciare andare e va bene così, insomma mi sembra che ci siamo abbastanza. Allora, va bene così, abbiamo visto che questo server funziona. Io ho dato un'occhiata su internet e volevo vedere il valore di questo server. Effettivamente, vuoto costa sui 100 euro, quindi poi ci vanno aggiunte le CPU, le memorie, gli hard disk. A seconda della configurazione il valore può andare anche fino addirittura a 500 euro, quindi non è che sia proprio a buon mercato. Comunque è un ottimo server da quello che ho visto e sicuramente gli aumenterò la memoria e ci voglio installare la seconda CPU, poi magari lo vedremo in un altro filmato. Questo Econel invece credo che non lo utilizzerò, gli ho tolto gli hard disk, ho preso la memoria per altri computer, due hard disk appunto l'ho usati su questo server e lo metterò insieme ai rack che lì ora fanno bella mostra di sé. Per ora abbiamo visto solo questi due oggetti, ma ce n'è ancora di roba da vedere per divertirsi a fare filmati ancora, ne vedremo. Se volete andare a dare un'occhiata su Patreon potete vedere qualcosa in più rispetto a quello che metto qui, ci sono anche dei blog video che faccio così al volo e li posto su Patreon, naturalmente gratis, non dovete spendere niente per vedere Patreon. Vi ringrazio di aver visto questo video, se volete iscrivetevi al canale, mettete un like, lasciate un commento e nel frattempo mi raccomando restate sani.